Maestro, ci siamo trasferiti dall'anfiteatro a Casa Leto, perché questa è la sala riunioni, poi nel momento in cui alcuni, oggi ne conosceremo, sono solo alcuni quelli che conosceremo, la composizione del bellissimo laboratorio teatrale di cui abbiamo parlato all'anfiteatro, e vorrei che tu cominciassi a spiegarci che cos'è, dal punto di vista proprio organizzativo, un laboratorio teatrale, e che tipo di patto sei riuscito a stabilire con questi amici, alcuni dei quali sentiremo direttamente. Allora, innanzitutto questa è appunto la nostra sala riunioni, che sarebbe questa casetta che io ho preso con amore, perché poi i weekend me li vengo a passare qui lontano da tutti, dalla città, ma dai rumori. Ma non dare troppe informazioni, che sennò poi ti vengono a scoprire. No. Vi accolgo perché vi faccio cambiare filosofia di vita. Infatti questa è una casa, come hai visto, senza televisione, non c'è linea, un piccolo paradiso. Allora, questo, il laboratorio teatrale, che cos'è? È un gruppo di persone che si riunisce, che sicuramente ha da dire qualcosa, che non è, diciamo, che non sta nei canoni. Cioè, sai quando senti di dire qualcosa fuori dal coro? Cioè, senti che dentro di te c'è qualcosa che non riesci a capire, a inquadrare. Allora il laboratorio ti aiuta a tirar fuori questa voce dal coro. E con loro c'è un patto che secondo me, soprattutto con loro, che è fiducia, ascolto e sincerità. Queste sono le nostre tre regole, perché la nostra è veramente una famiglia, come già ti spiegavo prima in anfiteatro. Quindi c'è un rapporto di totale sincerità, di totale fiducia e di totale predisposizione per comprendersi. E devo dire che abbiamo ottenuto dei grandi passi in questi 3 anni, perché noi abbiamo iniziato dove veramente c'era un po' di diffidenza, dove era difficile anche fare un esercizio di contatto umano, perché c'era un po' di timidezza, perché c'era un po' di diffidenza anche di mentalità, che in questi piccoli paesini, è inutile nascondercelo, esiste. E allora abbiamo lavorato su tutte queste cose, e dal primo anno al terzo anno devo dire che i risultati si toccano con mano, e questo laboratorio con Lello Arena è un risultato, no? L'abbiamo detto, di l'investimento sul risultato, cioè come i grandi imprenditori quando portano a casa un risultato lo rimettono immediatamente. Subito, perché poi noi ripartiremo a ottobre con i nuovi laboratori, poi ti invitiamo ovviamente, faremo un open day, faremo 2 giornate aperte appunto dove accogliamo tutti. L'anno scorso eravamo più di 20 persone, eravamo una quarantina, dove sono state 2 giornate di teatro aperti a tutti. E poi da queste giornate siamo riusciti a formare un gruppo di quest'anno di 14-15 presenze. Fai conto che noi eravamo partiti con 5, quindi... Risultatone. Io vorrei cominciare proprio da, diciamo, proprio un primo aspetto proprio prettamente di Rocca Bernarda, anche se anche lei rivendica, diciamo, un'origine non prettamente di Rocca Bernarda. La Mary, mi hanno detto. La Mary, la nostra star. Bar Maria Teresa, ma la Mary, perché l'abbiamo visto più volte anche negli spettacoli, è una showgirl assoluta, quindi Mary, quanto ti sta dando questo tuo spazio per te? Tanto, è la mia ora, questa è la mia ora, e quando è la mia ora io sono diversa, sono come ero prima. Io quando ho saputo del teatro ho colto l'occasione subito al volo, non mi sono fatta, sì, gli impegni, tutte le cose con i figli, giustamente ho dovuto chiedere aiuto, mio marito mi ha appoggiato tanto, i miei figli pure sono con me perché gli piace anche. E poi vedono la mamma ancora più gioiosa, sì, e giocosa, no? Perché questo è anche il gioco, no? È un riscatto perché giustamente magari prima, quando sei una ragazzina, quando non hai figli, hai la tua vita. Poi tu ti concedi a un uomo, fai una famiglia, fai figli, tu sei la mamma. E la mamma non è sinonimo però di annullamento, non è sinonimo di lavare, fare panne. Sì, la mamma deve crescere figli,
Però quando vedi che i figli cominciano a essere più autonomi, tutti cominciano a riscattare. E là io ho avuto il mio riscatto. Poi quando hanno cominciato a vedermi, cioè io non riesco a dimenticare la prima volta che mi ha visto mio marito, è rimasto proprio... Felice. Sì, ma la più felice ero io però. Spieghiamo questa cosa perché uno riesce a fare veramente molto meglio la mamma, Sì, è la vero. compagna, Sì, è l'amica, vero. se sta bene, no? Ognuno di Perché, noi può sì. dare agli altri se sta bene Perché con se tu stesso. alla tua ora là tu ti scarichi. Allora si crea come diceva prima il mio maestro, non siamo compagni. Magari abbiamo anche qualche litigatina così, però si crea quel rapporto tra un maestro, una maestra di fiducia dove tu ti confidi, dove ti danno dei consigli. Allora poi tu arrivi a casa che non sei più nervoso. E arrivi a casa con una veduta diversa. E allora là tu dici, oh, ma io sono io. Io non sono quella che fa sempre determinate cose, sempre le cose uguali. Perché, te lo ripeto, siamo donne. E donne non significa rimanere chiuse in quattro mura. Perfettamente d'accordo. Il passaggio in più, il gioco del teatro, no, in sé per sé, poi al di là dello scarico, no, quanto ti ha fatto conoscere di te stessa? Tanto, tanto perché te a un certo punto dici, ma io ero capace di fare queste cose, cosa che non sapevi dei determinati sensi che tu hai, perché tu facendo lezione di teatro riesci anche soltanto a guardare una persona, no? Bene o male poi un pochino la inquadri, la cominci a inquadrare, che ne so. Riesci a parlare meglio, a rapportarti meglio pure con le persone. A livello di studio pure cioè tu studi, capito? Tu magari è una vita che tu non prendevi un libro, no? E non ti ricordavi neanche come, perché per il tempo, per qualsiasi cosa, però tu poi la studi, tu cominci a imparare ed è una cosa bella imparare. È una Assolutamente. cosa bella rapportarti con gli altri, a scoprire che tu puoi fare, tu hai delle qualità nascoste che neanche te le credevi. Bellissimo. Maestro, facciamo questo volo, no? Che è lungo chilometri, 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 perché oltre alla Mary abbiamo un'altra presenza femminile. Io sono rimasto, no? Che viene da Minneapolis, cioè Perché io qua una siamo casa. internazionali. Ah, assolutamente. E un'altra donna, un'altra mamma, un altro modo di, no, di intendere benvenuta e grazie anche a te, Vicky, per Prego. fare parte di questa chiacchierata Grazie in compagnia degli amici di Crotone in Forma, perché anche Crotone in Forma è una a te. famiglia, no, Certo. perché è un local che ha, diciamo, lettori abbastanza fedeli. E questo volo, no, tu sei arrivata a Rocca Bernarda per amore. Sì. Quindi tuo marito è di qui, avete deciso di fare figli qui, che è già un'impresa. Sì. È già un'impresa fare figli, poi Sono qui perfettamente d'accordo. ancora di più. Partiamo con te da dietro, no? Cioè, il primo impatto con Rocca e Bernarda, con la Calabria, no? Ce lo racconti, sono sicuro, con pochi stereotipi, cioè la tua sensazione personale, perché poi ognuno di noi si mette in bocca, no? Con l'ardire di raccontare la verità. No, racconta la verità di Vicky che arriva a Rocca La Bernarda. prima, vabbè, Rocca Bernarda. Io ti parlo prima del primo impatto con la Calabria, perché sono Perfetto. arrivata in Calabria, sono arrivata a Reggio Calabria, sono scesa dalla macchina e vedevo questo mare bellissimo davanti con la luna e quindi sono rimasta Di amore. incantata, incantata, veramente una terra stupenda, bellissima, che non finirà mai di stupirmi, veramente. Poi, piano piano mi sono avvicinata a Rocca Bernarda, da queste parti, per motivi di vita, insomma, di lavoro. E il mio primo impatto con Rocca Bernarda non è stato molto bello perché mio marito, prima di entrare all'inizio del paese, ha detto: Benvenuta a Beirut. E Beirut era un posto bombardato, Tra cioè un l'altro per gli posto messo americani, malissimo.
Nella accezione degli americani, Beirut vuol dire dolore, vuol dire, esattamente, vuol sì, dire sì, veramente quindi, guerra e basta. Quindi questa introduzione mi ha lasciato un po' l'amaro nella bocca. E ho visto Viale Trieste qua sotto, effettivamente all'epoca, vi parlo di più di 20 anni fa, le case non erano finite, la maggior parte, era tutto grigio, era, effettivamente era messo male come paese. Però poi sono venuta qui a vivere e veramente ho trovato una bella accoglienza da parte della famiglia di mio marito e ho aperto una scuola di inglese, sono 20 anni che ce l'ho. E quindi avere un'attività per 20 anni in un paese così, come dire, vuol dire tanto. Dove altre mamme ti vengono a portare i loro figli. Esattamente, quindi sì, ma anche adulti, no. Studenti universitari, eccetera. Cioè, come dire, per me è stato un complimento ovviamente perché mi affidano insomma, i loro figli, no? per molti anni poi, per fortuna. Però è anche un complimento a loro perché hanno capito l'importanza di questa cosa, no? l'importanza dell'inglese. E facciamo quest'altro passo, concedendo a tuo marito l'onore delle armi perché ti ha detto benvenuti a Beirut, mm-hmm. col dolore sicuramente in cuore, mm-hmm. perché lo facciamo ognuno di noi quando vede la propria terra maltrattata, diciamo così. E questa esperienza del teatro, arriva questa occasione, tu cosa pensi subito? Allora, ho sentito, io sono entrata da poco, veramente da quest'inverno, per miracolo, perché Vincenzo è da premettere che non voleva nessuno di nuovo, per fortuna lui non c'era quella sera, quindi sono riuscita ad infilarmi perché c'era Roberta, solo per questo. È una serie di coincidenze e quindi posso parlare solo di, diciamo, di pochi incontri che abbiamo avuto, però in questi pochi mesi è stato arricchito la mia vita, veramente devo dire la verità, è stato bellissimo conoscere anche questi amici, è veramente una grande famiglia, mi sento parte di questa famiglia già dopo, diciamo, pochi incontri. E sono onorata veramente di fare parte, ho imparato molto sia da Vince che dagli altri alunni perché loro sono già avviati e hanno fatto molto più di me e ho imparato tantissimo da loro, proprio tanto. Quanti ne conoscevi e quante sfaccettature diverse hai visto entrando in questa famiglia da questi nuovi compagni? Perché entrare in un gruppo magari sai, pensi di conoscere una persona, invece l'esperienza poi del laboratorio ti mette, no, a confronto di quello che diceva Mary prima. Uh-huh. Scopri altre facce, no, sì, di quella persona che pensavi di conoscere. Uh-huh. Questo gioco anche rapportato all'insegnamento di una lingua diversa, no? Uh-huh. È un po' tirare fuori quelle qualità di ascolto, sì, come diceva prima il maestro, uh-huh, importanti. Certo, certamente, sì, sì. E allora, le facce le conoscevo tutte, perché viviamo in una realtà molto piccola, quindi ogni giorno ci vediamo, però effettivamente non le conoscevo per niente, proprio per niente, me ne sto accorgendo ogni giorno, più tempo passa e più li conosco e più sto bene e riesco a capire che sono persone profonde, veramente con una grande gioia e con la gioia di rompere gli schemi e questo mi fa molto piacere perché persone per esempio come Nicodemo che è molto giovane, anche tu sei molto giovane, però qua vero tanta paura. Tanta paura nei giovani, ma anche nelle persone più grandi. Hanno paura di rompere gli schemi, hanno paura di fare qualcosa di diverso, hanno paura di mettersi al gioco, soprattutto davanti agli altri in questo paese, no? Perché non vogliono fare brutta figura, non vogliono mettersi in imbarazzo, muoiono per questa cosa. Cioè, sono limitati tantissimo e quindi quando vedo le persone di questo paese andare lì al teatro e rompere gli schemi e fare qualcosa che nessuno in questo paese avrebbe mai pensato, no? È una cosa bellissima, è un passo avanti per Rocco Bernarda, veramente, un grande passo. Io sono esclusa perché vengo da un'altra realtà, no? Dove queste cose magari per me sono un po' più, non dico normali, perché anche per me era una sfida entrare là dentro, però sono più accettate, no? Bellissimo, questo. Arriviamo piano piano all'altro terzo, all'altro terzo fenomeno, no? Che è stato tirato in ballo immediatamente, un giovanissimo, io quando mi hai detto l'età, dopo averlo visto in scena,
Ho detto, no, non è possibile, cioè, poco più che ventenne, imprenditore, perché si dice così, ed è giusto che sia così, benvenuto e grazie Nicodemo per essere anche tu in questa chiacchierata. Nicodemo, hai un negozio di alimentari, fra l'altro, se ho capito bene, ereditato alla famiglia, comunque dell'attività della famiglia, quindi abituato, no, a lavoro quotidiano, incessante, senza feste, senza, no, perché avere una piccola attività di questo tipo in un paese è un servizio sociale, poi certo, diventa un servizio sociale. E quanto questa esperienza proprio di contatto quotidiano da quando eri bambino con la gente, comunque filtrato in due modi diversi, no? Ti è poi tornato utile, magari non lo sapevi all'inizio, ma in questa esperienza del laboratorio teatrale? Se mi è tornato utile il fatto di... L'abitudine a stare con gli altri, a conoscere gli altri, a servire gli altri, a stare con gli altri e a tirare fuori qualcosa di diverso. Ah, certo, sì, sì. Mi ha aiutato molto questo. Cioè, sono stato fortunato pure, perché parlando, diciamo, nel laboratorio, magari nelle lezioni, diciamo che io osservo molto, no? Le persone, anche i miei clienti, il negozio, mi piace poi, tipo le vecchiette, la camminata, tutte queste cose che poi sono gli esercizi che ci fanno fare i nostri insegnanti, appunto. Quindi sono stato pure forse avvantaggiato rispetto agli altri. E quindi, cioè, ripeto, sono stato fortunato. E quindi anche adesso, dopo 3 anni, ancora di più cerco di impegnarmi proprio a osservare dai bambini più piccoli alle persone magari anziane, a rubacchiare. Bravissimo. I modi di dire, giusto, i modi di guardare, giusto, i modi, sì. Qua su, parlavamo, no, maestro, sul discorso dei laboratori di Lello, no? La strada, sì, l'importanza e ho trasmesso a lui questa cosa che dicevo io, l'ho trasmessa a lui pure perché diciamo che lui fa anche un percorso differenziato rispetto agli altri, nel senso che lui vuole fare questo di mestiere, quindi si vuole buttare anche lui in questa sorta di giungla, e allora per fare questo sto, diciamo, facendo, diciamo, delle piccole lezioni a parte, e quest'anno debutterà con me in uno spettacolo. Con questo ragazzo debutteremo al Teatro della Maruca nel periodo natalizio, nella rassegna che si farà natalizia, che l'anno scorso ha avuto un grande successo, quindi quest'anno ritornerà questa rassegna natalizia, e all'interno di questa rassegna ci saremo io e il fresco giovincello che debutta in uno spettacolo di Ama Spettacolo. Quindi un qualcosa di folle che stiamo realizzando, e dopo questo laboratorio deve studiare, perché sennò gli spezzo le gambe. Questo gioco io volevo insistere, perché anche con Vicky, anche con Mary prima l'abbiamo detto, il male di questo mondo di oggi contemporaneo è la mancanza, alcuni dicono di umanità, la mancanza di mettersi in gioco, sì, come diceva prima Vicky, no? Perché abbiamo spesso timori dello straniero, del diverso, invece poi per arrivare a pensare di poterlo far diventare addirittura il proprio lavoro, no? Come diceva il maestro Vincenzo prima, quanto amore riesce a instillare un lavoro del genere? Quanta gioia? Allora, diciamo che io avevo molta paura, tantissima, proprio di iniziare. Infatti mi sono trovato proprio per puro caso, perché un amico mi aveva chiesto di cercare dei ragazzi appunto per fare questi laboratori a Rocca, perché il primo anno abbiamo fatto il laboratorio di teatro e anche di fotografia. Sì. Allora io ho detto, cioè erano forse 4-5 persone, ho detto vabbè, mi metto pure io, giusto per fare numero, vediamo, un'esperienza, no. Però avevo molta paura. E poi abbiamo iniziato, le prime lezioni non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire niente, nemmeno a muovermi nello spazio. Poi devo dire la verità, cioè siamo stati molto fortunati ad avere come insegnanti Vincenzo, appunto, e Roberto, perché ci hanno trattato davvero come figli. Anche se Vincenzo è molto giovane. Guarda che se lo imbollisce, però, il maestro, appunto, dopo un po' di lezioni ho cominciato a incuriosirmi, perché mi piaceva pure magari osservare i miei compagni, no? Tipo dalle improvvisazioni che uscivano, come mi trovavo con i miei compagni, mi sono trovato molto bene. E ho detto, cavolo, ma a me piace, però. Ho detto, ma
quasi quasi, ma comincio a dire a Vincenzo se il prossimo anno possiamo continuare, no? Poi ci sono stati pure vari problemi, però, cioè, posso dirlo davvero con orgoglio che il terzo anno siamo rimasti da soli, tra virgolette, ma abbiamo continuato e addirittura siamo passati dall'essere dalle 6 persone, con l'aiuto che avevamo, diciamo, esterno, da soli ad arrivare, cioè, ad arrivare a un gruppo di 13 persone, che qua a Rocca è tantissimo. Per qualsiasi tanto tipo di progetto. Certo, certo, perché lo è anche a Corredone, quindi figuriamoci a Rocca Bernarda. E poi appunto con, cioè, con Guizzi senza carrozzone stanno arrivando anche altre richieste da pure da paesi vicini, Pietilapoli Castro, Cotronei, quindi diciamo che penso che stiamo facendo un bel lavoro e di questo il merito è tutto a Vincenzo Leto, perché non ci ha abbandonati, ecco. Non l'abbiamo detto, è stato bellissimo molto sottolinearla questa cosa, perché poi ci vuole poco, anche gli altri saranno d'accordo, spesso e volentieri a distruggere esperienze positive. Noi è vero che in Calabria abbiamo tante cose positive, pecchiamo tantissimo come il resto del paese, l'abbiamo detto anche col maestro Leto, non è solo la Calabria, non è solo Crotone, a programmare e anche ad aiutare in maniera programmatica e sistematica quelle esperienze positive che ci sono e che devono invece aiutare. Quanto costa in termini proprio di gestione del tempo anche in un piccolo paese? Di costare costa, però devo essere sincero, cioè il teatro per me è la mia pace. Cioè io quando sono a lezione riesco a cancellare tutto, tutto dalla giornata, dalle 8 di mattina quando inizio a lavorare fino alle 8 di sera. Poi alle 9 abbiamo lezione e cioè inizia forse la mia ora, non so come dire, paradisiaca, non so se si può dire, se come sì, no. Sì. E davvero sono molto felice. E sono molto fortunato, mi ritengo molto fortunato ad aver iniziato, diciamo, questo percorso con il teatro. Perché io, cioè, se qualcuno mi chiede tu che lavoro vuoi fare da grande, cioè, magari tra qualche anno il mestiere dell'attore, che sia teatro, cinema, qualcosa, cioè qualsiasi, pure tutte e due, perché no? Però davvero mi sento una persona, come diceva Vincenzo, forse più bella, ma dentro pure. Guardate, io vi ringrazio veramente, poi chiedo, no, chiedo una cosa prima, però sono particolarmente felice che il maestro Lellarena guardi questa intervista, questo incontro, perché credo che sarà il primo a essere felice, ancora più contento di arrivare il prima possibile a incontrare e a lavorare con queste persone di questa cifra umana, di questa cifra personale così importante. Grazie Vincenzo. Prima di a libera scelta, perché al maestro non è che posso fare l'ultima domanda, cioè un canovaccio libero, che siamo qua, siamo con deferenza assoluta. Io voglio innanzitutto fare un po' di chiuse, che è giusto che io faccia queste chiuse. Devo ringraziare questo ragazzetto qui perché, diciamo la verità, questo gruppo poi si è formato grazie alla sua capacità di creare questo gruppo che non c'era, la sua capacità poi di gestirlo quando io e Roberta siamo assenti per impegni lavorativi. Quindi se questo gruppo oggi è qui e continua è grazie al supporto e sostegno di Nicodemo, che appunto la sua passione, la sua visione è molto simile alla nostra e ha permesso che questa carro, no? Senza carro, cioè questi guitti procedessero senza strumenti procedessero il loro cammino. E quindi incontrare questi, beh, quando io ti dicevo prima una famiglia, l'hai capito da questo incontro, perché io parlo di famiglia, penso che sei d'accordo con me, assolutamente, perché poi succede questo, che un ragazzo che dalle 8 del mattino lavora in un alimentare e il lavoro veramente qui fisico, e poi arriva alle 9 di sera carico perché ha voglia di regalarti, ha voglia di apprendere, ha voglia di rubare. Allora sono quelle cose che dici, ok, ho fatto bene a continuare. Quando tu dicevi no, quanto ti toglie, tu mi hai fatto prima quella domanda, non mi toglie nulla, perché quello che mi toglie poi mi si arricchisce, perché che un ragazzo mi regala il suo tempo, penso che io mi sento veramente ricco.
e quindi quello che ho tolto ipoteticamente l'ho guadagnato di spirito. Poi vorrei sfatare un mito, perché adesso dobbiamo sfatare un mito. Allora, tutti mi chiamano maestro. Allora, io, è una cosa che io non sopporto. È una parola così bella, importante. Io mi sento un allievo, però non so perché, ma anche in termini proprio di compagnia vera e propria, anche quando sono quando ho girato con Geppi degli Eses, con Lello, tutti mi chiamano maestro. Ed ho detto, Lello, ma perché mi chiamano maestro? E Lello mi dice, ma perché sei proprio fisicamente, hai l'aspetto del maestro. E beh, io non, questa cosa non... E quindi, anche quando sono arrivato qui, pure le persone del paese, i vecchiarelli, un maestro, un professore, non riesco a togliermi questa nomea. E quindi ormai, cioè, io prima mi arrabbiavo, contraddicevo le persone che mi chiamavano maestro, adesso proprio mi sono arreso. E noi, dopo questo laboratorio, dei primi di ottobre, faremo una sorta di carovana, cioè gireremo, partendo da Rocca Bernarda, faremo Cutro, Santa Severina, e poi richiudiamo di nuovo a Rocca Bernarda, e Petilia, Rocca Bernarda, dove faremo questi open day, queste giornate aperte di laboratorio. Le esperienze, io ho avuto il piacere e anche la responsabilità di fare... di condurre alcune iniziative anche istituzionali dentro il territorio. Quello che dicevo prima, riferito al comune di Crotone, che è il comune, diciamo, capofila, il cui sindaco è anche presidente della provincia di Crotone, quindi non dimentichiamolo. E il ruolo che ha avuto la provincia di Crotone dal punto di vista culturale, per investimenti, dall'anfiteatro di Rocca Bernarda al teatro con abbandonato di Petilia, quello di Cotronei, sono tutti investimenti alla provincia di Crotone. Ha solo il piacere, Crotone in forma, di frequentare i protagonisti del teatro alla Maruca, Vincenzo Leto, Roberta Sestito, Libreria Cerrelli, per citare, diciamo, alcune eminenze sotto questo aspetto di investimento culturale. Ma il ringraziamento più grosso è veramente a gente come Nicodemo, alle mamme come Vicky e Mary, che insegnano con l'esempio ai propri figli che l'investimento culturale, l'investimento su se stessi, l'investimento umano è l'investimento più importante che ci sia. Quindi è Crotone in forma che avrà il piacere e l'onore di fare ulteriori investimenti a seguire belle realtà come questa qui che abbiamo trovato. Grazie.